Vi ricordate di Mafia Capitale? Uno degli imputati cardine di quello scandalo fu Salvatore Buzzi, che dichiarò: con gli immigrati si fanno più soldi che con la droga. Ecco, Buzzi su una cosa aveva ragione, però in realtà non aveva capito qual era il vero business. Il vero business non era quello che faceva lui a Roma, il vero business non si fa in Italia. Ti racconto una storia. C'è un'organizzazione non governativa, la più grande organizzazione non governativa del mondo. Si chiama Bangladesh Rural Advancement Committee, BRAC. Il BRAC ha 125.000 dipendenti e solo nel 2016 ha raccolto fondi per 67 miliardi di dollari, per avere idea delle dimensioni di questa organizzazione non governativa. Ma cosa fa il BRAC? Il BRAC, testuale, si legge dal loro sito, il BRAC offre alle persone in cerca di lavoro all'estero prestiti per emigrare. In altre parole, il BRAC, gli uomini del BRAC, girano i villaggi chiedendo a chi vuole emigrare se sono disposti a farlo con loro, anzi suggerendo di emigrare, perché loro sono disponibili a prestare soldi per pagare il viaggio ai potenziali migranti. La cosa non è finita lì. Loro, dopo aver pagato il viaggio agli eventuali migranti, parlano con il resto del villaggio e dicono: beh, adesso il migrante è partito, ci metterà magari anche qualche anno ad arrivare in Europa, nel frattempo voi come campate? Avete bisogno, in attesa delle rimesse, avete bisogno di soldi, ve li prestiamo noi. In più il BRAC prende anche una percentuale sulle rimesse che arrivano dall'Europa in direzione di questi villaggi. Guadagna 3 volte dalla stessa azione. Allora, tanto per avere un'idea di che cosa stiamo parlando, solo verso l'Africa in un anno, nel 2016, sono volati dall'Europa 445 miliardi di euro. 445 miliardi in un anno. Visto che il BRAC e eventuali altre organizzazioni come il BRAC si prendono tra il 10 e il 15%, c'è stato un guadagno di 60 miliardi di euro. Allora, il BRAC fa queste cose perché dice: noi vogliamo aiutare a migliorare la vita di queste persone. Però poi che succede? Succede che molti di questi che partono non arrivano mai, a volte non riescono a mandare i soldi, arrivano troppo tardi i soldi. Fatto sta che questi villaggi cadono quasi sempre in disgrazia. In tutti i villaggi dove è arrivato il BRAC sono iniziati a esserci suicidi, sempre più numerosi, tantissimi suicidi di gente che non è più in grado di pagare gli interessi sui debiti contratti con il BRAC. In più le risorse che hanno le persone in questi villaggi vengono tolte a loro. Vengono tolte loro perché il BRAC se ne impossessa in cambio dei debiti non pagati. Perché il BRAC è in realtà una cosa molto più complessa. Il BRAC ha anche altre due associazioni o società collaterali. Una si chiama BRAC Bank, una banca, e l'altra si chiama Delta BRAC Housing Financial Corporation, DBH. In particolare la DBH ha tirato dentro un altro socio che si chiama Osiris Group, che è tutto tranne che un'associazione di beneficenza. E in generale sia la BRAC Bank che la DBH cercano come soci fondi di investimento e banche che prestano soldi o a debito, chiedendo interessi molto alti, oppure a equity. Vuol dire che loro si impossessano di parte dei beni dei loro debitori. In sostanza si appropriano dei villaggi che vanno a finanziare uno dopo l'altro.
Tutto questo ha anche un'altra caratteristica, una caratteristica che questa volta non riguarda i soldi, ma riguarda la politica. Allora, il fondatore del BRAC si chiama Fazle Hasan Abed, è un bengalese, come l'organizzazione non governativa. Bene, Fazle Hasan Abed è un membro di Open Society, l'organizzazione di Soros, uomo legato mani e piedi alla CIA e al Dipartimento di Stato. Osiris Group non è un'azienda, per quanto speculativa, qualsiasi. Il leader, il fondatore di Osiris Group, si chiama Larry Higginbottom. Bene, quest'uomo e la sua famiglia hanno una sua strettissima parente, lavora, è un'alta dirigente del Dipartimento di Stato ed è un'alta dirigente di una galassia che si chiama National Endowment for Democracy, che è una galassia creata più di 30 anni fa dagli Stati Uniti per condizionare le politiche dei paesi del mondo in maniera democratica e per rivoltare i governi se necessario. Tutte cose che io, di cui io personalmente parlo, perché ho fatto inchieste su questo, ho raccolto le prove, ho gli elementi che dimostrano quanto tutto quello che sta dietro, che riguarda questo National Endowment for Democracy, che riguarda l'Open Society, che riguarda una galassia politica che fa capo al Dipartimento di Stato, siano tutti quanti elementi che vanno in una sola direzione: manipolare le politiche dei paesi che sono scomodi. E perché no? Uno dei modi per manipolarlo potrebbe anche essere quello di gettargli addosso, far confluire una quantità di immigrati in grado di far collassare un sistema o in grado di mettere in difficoltà un governo o un paese. Bene, tutto questo dimostra che cosa? Dimostra che l'immigrazione, al di là dei singoli soggetti che emigrano, che sono le vere vittime di tutto quanto questo, è un affare gigantesco. Abbiamo visto un affare da decine, centinaia di miliardi l'anno, ed è anche un affare gigantesco perché permette a queste aziende di appropriarsi delle ricchezze di questi paesi, ed è un affare gigantesco perché permette di mettere in ginocchio dal punto di vista politico i paesi che si vedono arrivare questi immigrati. Ultima cosa, il BRAC ufficialmente opera nei seguenti paesi: Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan, Filippine, Nepal, Myanmar, Uganda, Tanzania, Sudan, Sud Sudan, Liberia, Sierra Leone, Haiti, Indonesia. Ecco, tutti gli immigrati che arrivano da lì sono finanziati dal BRAC. Gli uomini del BRAC girano i villaggi chiedendo a chi vuole emigrare se sono disposti a farlo con loro, anzi suggerendo di emigrare, perché loro sono disponibili a prestare soldi per pagare il viaggio ai potenziali migranti.